Ora è ufficiale, sarà un tennista straniero a vincere la prima edizione del Challenger Castel del Monte, il torneo internazionale di tennis che sta tenendo banco ad Andria. L'ultimo e unico italiano qualificato ai quarti di finale, Andrea Arnaboldi, ha salutato la carovana nel pomeriggio, sconfitto in tre set dal sorprendente magiaro Marton Fucsovic, il 25enne tennista lombardo che nei primi due turni aveva eliminato Matteo Viola e Claudio Grassi. È riuscito ad esprimersi su buoni standard soltanto nel primo set, vinto con il punteggio di 6-4. Non è stato in grado di ripetersi invece nel secondo parziale, perso per 6-2. Nel terzo set è arrivato più volte a un punto dal successo, ma poi si è arreso al decisivo tie-break. Continua dunque l'avventura andriese dell'ungherese Fucsovic, il primo tennista ad accedere alle semifinali. Sono usciti di scena ieri invece gli altri italiani qualificati al secondo turno. Stefano Travaglia, giustiziere di Paolo Lorenzi al primo turno, è stato rimontato e battuto dall'elvetico Marti. Alessandro Bega si è reso in 2 set al qualificato irlandese Sorensen, mentre Roberto Marcora nulla potuto nella sessione serale al tedesco di papà giamaicano Brown, testa di serie numero 3 del tabellone principale. Si conoscono intanto le coppie finaliste del torneo di doppio. Il duo italo-serbo, composto da Alessandro Motti e Goran Tosic, se la vedrà nell'atto conclusivo contro l'austriaco Oswald e lo svedese Siljeström. Questa sera intanto scatta anche il VIP Challenger, l'evento che vedrà all'opera con racchette e palline gialle volti noti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport nazionale.